Amore ed amicizia sono i due sentimenti che muovono non solo il mondo, ma anche il cinema di Ferzan Özpetek, con tutto ciò che ne consegue, sofferenza e gioia, ma anche e soprattutto senza alcun pregiudizio, neanche verso gli attori, è quanto continua a dimostrare il regista turco-italiano nel suo ultimo film Allacciate le cinture, scegliendo un cast di professionisti dalle esperienze più diverse. I due protagonisti sono Kasia Smutniak e Francesco Arca, un passato da personaggio televisivo ed ora alla sua prima prova vera da attore. E poi c'è una coralità di interpreti, perché Özpetek, se potesse, ne userebbe all'infinito. Ma veniamo alla storia ambientata nel Salento, tanto amato dal regista. Smutniak è fidanzata con Francesco Scianna, che a sua volta è segretamente perso per la migliore amica di lei, Carolina Crescentini, da poco insieme al tenebroso, scorbutico ed omofobo Francesco Arca. Ed infatti i rapporti tra Smutniak e Arca sono pessimi, anche perché quest'ultimo proprio non sopporta il suo compagno di lavoro, nonché grande amico, Filippo Scicchitano. Insomma, nell'assolata Lecce nascono e muoiono passioni ed amori, e la vita scorre in un salto temporale. Tutti si ritrovano più vecchi di 13 anni, ma i legami sono cambiati. Solo le persone restano uguali nel tempo. Allacciate le cinture, perché nella vita prima o poi capiterà a tutti noi di allacciare le cinture, nel senso che capiterà una turbolenza, qui capita una turbolenza, però poi secondo me, almeno penso io, che sia una cosa, quando c'è un amore così forte, quando ci sono le amicizie così forti, secondo me si riesce a sopportare la turbolenza, addirittura cambia, modifica, magari migliora anche le cose, i rapporti. Özpetek è un maestro nel raccontare i sentimenti, l'amore, l'amicizia, ma questo è anche un film molto fisico, molto di contatto. Ecco, qual è stata l'esperienza più forte che avete vissuto come partner, diciamo, come attore sul film? Credo che la cosa più difficile è stato il cambiamento fisico che abbiamo dovuto tutti fare, chi di più, chi di meno, però tutti in qualche modo abbiamo dovuto vedersi diversi, accettarsi o insomma combattere per poter in qualche modo cambiare il nostro aspetto fisico. Quindi questa è stata la parte più difficile. E poi non litigare, perché uno mangia di più, l'altro di meno. Era una roba quasi di cannibalismo che eravamo arrivati in certo punto. Sì. Per te, Francesco? Ma guarda, come diceva Caccia, giustamente il momento più difficile è stato la fase di ingrassamento per me e dimagrimento per lei. In un periodo estivo dove c'erano 40 gradi a Lecce, dove comunque c'era un certo tipo di situazione molto balneare, quindi comunque mantenere la concentrazione, perché dovevi lavorare vedendo che il tuo corpo stava cambiando. Per me, oltre ai chili, sono stati anche il taglio di capelli che mi hanno fatto, e quindi mi hanno completamente messo a nudo, mi hanno accentuato delle... Ti hanno stempiato. Ti ha messo in crisi completamente questa cosa. E mi sono accorto, vedi, la psicologia di un regista, lui ha capito che quello poteva essere il mio punto debole. E ha puntato proprio su quello. Il cast di Özpetek è un cast corale, fatto da attori chiaramente di provenienza completamente diversa, cioè chi ha fatto scuole di recitazione, chi no, chi viene esperienze televisive, ecco, in questo senso veramente Özpetek lavora senza pregiudizi nel fare un cast. E voi invece, cioè lavorare con persone di provenienza diversa, è più facile o più difficile? Non c'entra niente, se la persona che è di fronte a te, che venga dalla Lee Strasberg o che venga da un'altra situazione, se quella persona mentre sta facendo la scena con te ci crede, l'importante è la verità che si instaura tra me e te. Come ci arrivi, ci arrivi. Che ci arrivi attraverso una grandissima analisi del testo, un'immedesimazione fatta di esercizi o distinto, l'importante è che quando stiamo lavorando si sente quella tensione là. Se non si sente, devi avere il dio del montaggio. No. Guarda, io ho esordito in modo casuale, quindi non ho fatto nessuna scuola, quindi per me vale doppio questo discorso. Mi ricordo una cosa che mi diceva Fabrizio Bentivoglio, mia prima spalla, del mio primo film che è Scialla, che lui doveva adattarsi in base a me, cioè nel senso che io avevo
non avevo il non ero un professionista e comunque avevo una naturalezza che lui comunque non poteva avere pur avendo tantissimi anni alle spalle, no? Eppure questa è una cosa fantastica perché ti fa capire, no, l'imprevedibile. Allacciate le cinture, il nuovo film di Ferzan Özpetek.